le rime nuove. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Di che scuola siete? No, di Ettore Malenotti. Ecco, e tu? Di Castagneto. Castagneto Carducci. Siete della scuola di San Guido? Sì. Si chiama scuola di San Guido? Boh! Sì. No, boh, cosa? No, no, ma scuola di Castagneto Carducci. Ecco, questa casa qui di chi è? Di Gesù Carducci. Nel senso che c'è nato, c'è abitato? No, c'è abituato, sono 10 anni. Ecco, tu scusate, fate un po' spazio. Di Carducci cosa sapete? In due parole, se uno dovesse dire chi era Carducci. Un poeta famoso. E poi? Era un poeta che è andato anche a fare scuola all'Università di Bologna. Ha vinto il premio Nobel. Ha vinto, è sicuro? Sì, sì. Ha vinto il premio Nobel. E poi ha fatto la poesia davanti a San Guido. Davanti a San Guido. Come dice questa famosa poesia? Parla, mi sembra, di alberi. Voi siete tutti di qui, no? Ecco, quindi. Cosa dice? Chi è che la sa? Tu? La Bernardinelli. La Bernardinelli? Io no, io no. Bernardinelli. No, io no. Tu dicono sei formidabile. Com'è no, che io non davanti so. San Guido? I cipressi arti schietti. I cipressi come sono? Arti e schietti. Ecco, voi trovate. Vanno in duplice, sì. Vanno in duplice filà da San Guido. I giganti, i giovinetti, quasi in... Qui, questo è il problema di tutti, perché dunque, ma è ancora di moda a scuola Carducci, e poi soprattutto voi dovete fare il tifo, immagino, per Carducci. Sì, no? Sì. A proposito di questi cipressi alti e schietti, voi passate ogni giorno attraverso questo meraviglioso vialone. Che ne dite? Come vi sembra? In ordine? Non in ordine? Non in ordine, perché sentiamo? Perché ci buttano, la fanno... non so come no, dire. Riguardano la natura. Non c'è rispetto verso questo viale che è l'unico più bello che penso che ci sia in Italia. Ah, io penso anche non in Italia. Per esempio, tra cipresso e cipresso, ecco, sono alti, sì, ancora. Ma schietti mi paiono piuttosto intorbidati. Da che cosa c'è in mezzo? E c'è... Ci fanno crescere tutte le altre piante, gli danno noia. Forse perché vengano ora le malattie. C'è qualcuno che ricorda proprio ancora due versi di Carducci qualunque? No. Qui c'è un'altra casa famosa, mi pare, a Bolgheri, no? Ecco, chi ci abitava in quella casina? Non lo so. Una ragazza? Maria. Ecco, Maria, che Carducci si rammarica di non aver sposato e dice l'avessi sposato te, bionda Maria.